entri con le tue credenziali nel sito che ti ho dato. Questo è il menu. Quello che interessa a te è i miei menu virtuali. Per inserirne uno inserisci, selezioni la fotografia di cui hai bisogno, non troppo grande, ti consiglio 5760 pixel di larghezza massima. Poi in questo campo inserisci il solo sito in realtà, Arredo Più, solitamente noi inseriamo la città, come preferisci, sotto la via o una descrizione, un'ambientazione è una cosa temporanea. Qui scrivi delle note se vuoi mandarle a noi nel momento della pubblicazione. Selezioni sulla mappa la posizione in cui è stata scattata. Adesso la sto inserendo qui in un punto a caso. E salvi. Attendi qualche attimo che l'immagine viene caricata. Qui si vede che si apre la fotografia che hai appena caricato. Clicchi in una posizione nel punto in cui viene fotografato il nord. Sarà un po' complicato, ma ti spiegherò. Qui guardi un'anteprima di ciò che ho inserito. C'è la bassa risoluzione e subito dopo l'alta risoluzione. Come vedi qui in alto a destra, vedi in descrizione che hai inserito, Arredo Più Foto 5. Esempio, la descrizione che mando per la pubblicazione. Salvo, in questo caso viene inviata a noi una mail che chiede la pubblicazione del sito, della fotografia. Cliccando invece questo pulsante vi dà la possibilità di inserire un altro virtual tour nelle prossimità di quello che hai precedentemente inserito. Adesso procedimento, clicco vicino alla vecchia fotografia, ancora gli stessi dati. Stesso procedimento di prima, seleziono il punto della fotografia in cui c'è il nord, salvo, guardo il contorno inserito, vedo la fotografia inserita e se apro la mappa vedo le due fotografie, quella di adesso e quella inserita precedentemente. Se ci clicco, mi sposto. Se adesso, visualizzando le fotografie, vedo una concatenazione tra di loro, posso inserire un link per collegarle. Quindi come riferimento è questo. Quindi seleziono la posizione di questa fotografia. Vado nell'altra fotografia, visualizzo la posizione. Inserisco un'immagine, scelgo tipo 3D senza inserire nessun file, altrimenti comparirebbe in questo rettangolo arancione. Io non inserisco niente perché mi interessa inserire solamente un titolo, in questo caso Avanti, e il link che ho precedentemente incollato. Salvo, prendo pubblico. In questo modo, copio adesso la posizione in questa qua, clicco il POI appena inserito, mi sposto dove ero prima e rifaccio la stessa cosa. Quindi, posiziono, ci scrivo un titolo, inserisco il link dell'altra foto, salvo. In questo modo ho creato due riferimenti relative a fotografie che spostano da una parte e dall'altra.
Ok.